Qui siamo in via Carlo Perugini e questa è la casa del defunto Giuseppe Calzuola, che io sono, essendo la cognata, ogni tanto vengo qui a casa sua e queste sono le opere che quando è deceduto le abbiamo rimesse qui dentro casa e dove ha vissuto per lungo tempo. Qui purtroppo le opere sono messe un po' ammucchiate, diciamo così, perché non ci abbiamo il posto. Comunque, questa è la sua casa. Allora, questa che vediamo qui è l'urna di Sant'Ubaldo, che lui era legato in particolar modo e l'aveva dedicata a sua sorella. Thank you.
sono stato da sempre un ceramista, ma ero un maestro elementare. Ho avuto da sempre la passione per il disegno e per la pittura. Poi, casualmente, quando ho iniziato a fare scuola, c'era a Ponte d'Assi, c'era un forno per la ceramica e ho iniziato a trattare la ceramica con i miei alunni. E da lì è subentrata la passione per questa materia e l'ho sempre fatto come attività didattica e qualche collaborazione con ditte del luogo. E quindi sono un autodidatta e una volta in pensione ho cercato di riciclarmi in questa attività. E ho prima fatto una mostra personale nel 2014 che ha avuto un discreto successo, per cui sono stato incoraggiato ad aprire una bottega dove adesso ci troviamo, quindi dal 2014 sono qui che mi diverto impastare la ceramica. L'attività che preferisco è partire dalla lastra di Creta e scolpire, quindi soprattutto bassorilievi, con il soggetto diciamo prevalente Gubbio, quindi racconto Gubbio e Gubbio mi racconta nello stesso tempo. Diciamo che io ho vissuto la città in maniera viscerale perché da piccolo la natura, i monti, eccetera, e poi via via tutte le occasioni che offriva questa città, Gubbio quindi da ceraiolo, Gubbio da balestriere, Gubbio da cantore del Miserere, persino un anno ho fatto l'albero di Natale. E quindi ho modo di esprimere le mie esperienze, il mio vissuto attraverso le opere. Ogni opera racconta un po' me stesso.